Per lo speciale 8.000 iscritti, Sebastiano Serafini ci porta al mercato del pesce di Tsukiji, dove mangerà il pesce freschissimo alle 5 del mattino, orario nel quale noi siamo di solito avvolti nelle coperte come burrito. Bene, la giornata inizia in modo simpatico perché siccome è San Valentino, mi hanno detto praticamente questo Instagram visual che vi fa gli auguri a me che sono un ex Exelion con questa foto discutibile. Guardate com'ero visual. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Seba Travel Time. Sono le 5 di mattina, sono vestito come una cipolla e sto per andare al mercato del pesce per voi. Per ovvi motivi in questo video vedrete solo la mia mano. Ho anche le unghie pulite, quindi benissimo. E niente, il motivo è perché, come ho detto, sono le 4 di mattina e sinceramente non voglio spaventarvi. Specie visto che questi video vengono caricati alle 2, non mi pare il caso, così dopo mangiato, di vedere la mia faccia alle 4 di mattina. Come vi dicevo, sto andando a mangiare al mercato di Tsukiji, che è il famosissimo mercato del pesce, e ci sto andando perché in vista delle Olimpiadi lo spostano. Il famosissimo mercato del pesce che c'era un'eternità lo sposteranno a Toyosu, quindi questa sarà una delle ultime volte che io, almeno per esempio, penso sarà la mia ultima volta che andrò al mercato del pesce, anche perché io di svegliarmi la mattina così presto non è che proprio... Bene, stiamo per uscire dalla stazione. È notte fonda. Guardate che roba. Oh mio Dio. Cosa non si fa per fare un po' di iscritti? No, scherzo, volevo andarci a dirvi la verità. Ma siamo nella stazione giusta? Siamo sicuramente in Kulandia. Ecco, beh, la stazione è Higashiginza. Però se venite con la Oedo Line scendete direttamente a Tsukiji. Mamma mia, è freddissimo, ma c'ho due giacche, io non riesco a capire. Secondo me è perché ancora il mio... Ancora io sono nel letto sostanzialmente, ve lo dico. Eccoci qua a Tsukiji, il mercato del pesce più grande del mondo. Yuhuu! Guardate quante cose buone, mi viene già fame e sono le 5 del mattino, altro che la croissant. Comunque dovete sapere che il mercato del pesce è stato praticamente fatto dal Tokugawa di Ieyasu durante il periodo Edo per provvedere a praticamente far arrivare cibo al castello. E vabbè, Edo ovviamente è l'attuale Tokyo, no? Vedete, qua sono già all'opera. Se venite qua andate a Maru Takeshi se vi piace il tamago, quindi l'uovo, perché questo posto è veramente famoso, mi dicono dalla regia. Guardate quanto è bello. Comunque c'è di tutto, è veramente bellissimo. Cioè sembra strano che dovete sapere che questo, praticamente questo mercato, quasi tutti i giorni, a parte la domenica, vabbè, i giorni di festa e anche qualche mercoledì, di solito apre sempre. Mamma mia, guardate il riccio di mare, che profumo. Apre sempre alle 3 di mattina e alle 5:20 iniziano le aste e poi alle 10 le finiscono, insomma. Comunque dovete sapere che questo mercato del pesce è stato instabilito dal Tokugawa Ieyasu durante il periodo Edo e era stato fatto praticamente per provvedere a far arrivare cibo alla città di Edo, che è praticamente l'attuale Tokyo. E praticamente il pesce che non veniva comprato dal castello Edo veniva praticamente poi rivenduto nel mercato Nihonbashi, che veniva chiamato Uogashi. Così sapete anche qualche nozione in più. Io c'ho sempre più fame perché continuo a sentire dei profumi buonissimi. Comunque vi assicuro che se tipo voi che venite dall'Italia così in vacanza, il primo giorno, siccome c'è jet lag, vi sveglierete tipo alle 3 di notte. Quindi cosa fare per approfittare di questo jet lag che vi fa alzare presto? Ma andate al mercato del pesce. Che ve lo dico a fare? Il mercato del pesce, poi, oddio, cioè, se ce l'avete, è bellissimo il mercato, ma non capisco dove inizia, dove finisce. Poi vedo tutte queste persone, guardate come sono simpatiche queste macchinine. Non lo so, mi piacciono molto i norimono che hanno qui, perché praticamente la attaccano i pesci, per quello che sono fatti così. È veramente strano essere qui, devo dire, perché è un po' surreale quasi. Allora, praticamente da questa parte è il mercato interno, era questa quella esterna dove praticamente te le rivendono e ci sono tutti i ristoranti. Qua invece è proprio dove comprate proprio il pesce vero e proprio e dove lo pescano anche. Quindi qua c'è proprio il pesce, penso, che ti vendano. Non è più un ristorante, ma proprio i pezzi di pesce. Cosa ci andiamo a fare? A farvi il video, andiamo. C'ho la mano che non me la sento più. Non lo so, mi sembra di essere tipo in Cina, non so perché. Mamma mia, ma c'è una rivoluzione qua, mi sembra di essere in mezzo. Oh mio Dio! Ecco. Ecco, qui c'è un santuario che è stato costruito per i pescatori che così non cadono in mare. Bello, eh? Eccoci qua finalmente a mangiare il sushi di Tsukiji. Non è che ci abbia... Cioè, ho fame, ma anche no, perché sono comunque le 6 di mattina. Comunque abbiamo preso questo qua con tutti i gunkan e questo qua che è quello un po' più base, diciamo.
ovviamente mi ha dato il permesso per firmare. Ecco qui che finalmente mangiamo il sushi di Tsukiji. Vabbè, io l'ordine lo rispetto. Iniziamo con l'otate. È buonissimo. Arrivato da noi. Sono un pochino tutti gunkan. Questo c'è il cani, il granchio col miso. Poi qua c'è l'ikura con il riccio di mare. Poi qua c'è la seppia, il tobikko, che sono le uova di pesce. E poi c'è questo con la nori, che sarebbe praticamente l'alga di mare. Il riccio di mare, quello che piaceva tanto a Stephanie, te lo dedico a te Stephanie, il riccio di mare con le uova di pesce, l'ikura. Questo era il più buono di tutti. Devo dire che il riccio di mare, se lo comprate in un posto dove è buono, è buonissimo. In un posto dove costa poco, può fare abbastanza schifo se non è fresco. Comunque eravamo da soli, adesso si è popolato. Adesso assaggio il salmone di Tsukiji. È buonissimo. Vabbè, quindi devo dire che è stato... Beh, il sushi era veramente, veramente buono. Peccato che praticamente appena ero là per mangiarlo si è praticamente popolato di tipo 50 americani. Quindi praticamente non potevo parlare senza che mi sentiste. Ma comunque mi sono goduto il sushi lo stesso. Che festeggiamo così assieme gli 8000 iscritti in questo posto di Tsukiji, che è un mercato, il mercato del pesce più grande al mondo, che però purtroppo a breve lo sposteranno a Toyosu, perché sembra che alcuni edifici stanno cadendo. Vabbè, ci sono un sacco di motivi perché lo stanno spostando. Uno tra tutti è perché comunque dove è stato costruito le case sono un po' vecchie e iniziano a cadere un po' a pezzi. Quindi piuttosto che ristrutturarlo costa meno spostarlo direttamente. Quindi vabbè, mi spiace un po' perché comunque c'è dal 1935 questo mercato. Che dovete sapere che quando c'è stato il grande terremoto di Kanto nel 1923 è caduto praticamente il mercato di Nihonbashi. E allora il mercato del pesce l'hanno poi nel 1935 spostato qua. Guardate quante cose vi insegno. Comunque conferma il mio amico giapponese che è andato alla Todai, quindi alla Todai, che era l'università migliore di Tokyo, quindi se ce lo dice lui noi ci fidiamo. Mamma mia, sono un po' troppo stanco per fare questo video. Le croissant di Tsukiji fatte col pesce. Questo è veramente un vecchissimo caffè. Io ho voglia di caffè, però scusate. E vabbè, qua andiamo dentro questo supermercato del pesce freschissimo. Guardate qua che taglia il pesce. Mamma mia, tutti questi pezzi di maguro sono veramente fresche per la freschezza e la quantità e la grandezza, che sono tipo 22 euro, ma sono, cioè, li valgono tutti, credo. C'è un profumino di pesce che non vi dico. Oh, guardate un po', è tutto freschissimo. Mi ricorda un po' quando sono andato a Hokkaido, Il mio amico sta cercando le brioche, ma vabbè. Oh mio Dio, guardate questi uni a forma di cuore, perfetti per San Valentino, direi. Oh mio Dio, costano pochissimo. Guardate quanto sono grandi, solo 7-8 euro per delle conchigliazze così. Costano pochissimo, vediamo un po'. Questi sono gli onigiri freschissimi. Ci siamo presi un onigiri. Costa praticamente quanto un combini. Vabbè, adesso mi assaggio questo onigiri. Miam. Ecco qui che ci siamo presi un pezzettino di tamago. Questo costa solo, guardate, ancora fumante. Questo costa soltanto 80 centesimi perché sono 100 yen. Ve lo mangio per voi, per festeggiare gli 8000 iscritti. Yuhuu. Mamma mia, è strapieno di ristoranti qui. Comunque dovete sapere che, vabbè, dovevano spostare praticamente questo mercato nel 2016, poi l'hanno posticipato al 2017 e adesso sembra che lo sposteranno in autunno di quest'anno, quindi nel 2018. Quindi se volete andare a Tsukiji queste sono le ultime volte. Comunque immagino che anche il mercato che sorgerà a Toyosu sarà altrettanto bello sicuramente. Però è un po' più difficile da raggiungere Toyosu. Però mi ricordo che c'è un ponte bellissimo a Toyosu. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto a Toyosu o Tsukiji.
qui, forse alla stazione dopo, a Tsukishima, nel mio video di Inori, praticamente siamo su un ponte, comunque che è, vabbè, una stazione da Toyosu, quindi se andate a vedervi quello potete anche far, se andarvi a vedere il mercato di Toyosu, magari potete anche farvi un salto a vedere dove Sebastiano ha girato il video di Inori versione Dojidai. Guardate quante cose buone che ci sono, costano tutti un euro, cioè 200 yen, quindi 1,60 euro. Che buoni, queste sono veramente buonissime. Oh, ecco qua che non poteva mancare il granchio. Guardate quanto sono grandi, ovviamente al mercato del pesce il granchio non poteva che esserci. Guardate che meraviglia, mamma mia. Guardate qua che ci sono le fragole bianche. Non c'è neanche scritto il prezzo, quindi non oso immaginare. Oh mio Dio, che carine queste. Queste sono simpatiche, non costa neanche tanto. Guardate qua quanti bellissimi coltelli. Vendono anche un sacco di comunque frutta e verdura anche qua al mercato. Che meraviglia, oh ragazzi. Devo comprarmi uno stabilizzatore. Scusate se vi muovo un po', perché sono un po' emozionato e c'ho anche un po' freddo. Ma no, questo sushi zanmai è in ogni dove, eh. Ma è il terzo che vedo. Oh, questo è sushi zanmai dei sushi zanmai. Super sushi zanmai, perché è honten, quindi praticamente questo è il primo sushi zanmai, diciamo. Infatti anche qua c'è, se comunque qua a Tsukiji ce ne sono parecchi di sushi zanmai. Comunque questo qua, che sa questa versione un po' più cool, che loro ogni anno si prendono il primo tonno dell'anno pagandolo milioni dei milioni di yen. Sono curioso di vedere quanto costa la questa costa, non costa neanche tanto. Questa tipo 5 euro e mezzo. Queste invece, però, guardate come sono fatte alla perfezione. Queste costano tipo 20 euro con le tasse, cioè scusa, 30 euro, un po' meno, dai, 28. Guardate questi grapefruit, che in giapponese, come si dice in italiano, non viene la parola. Guardate quanto sono grandi, sono enormi. Qua c'è il pollo. Allora, mi dite che cos'è questa cosa. Cioè, non lo so. Beh, qua continua. Mamma mia, è veramente interessante questo posto. Adesso si è anche fatto giorno. Ah, come sono contento di essere a Tokyo. Vabbè, adesso ci andiamo a prendere. Il mio amico Sanpei è un appassionato di queste uova d'oro. Adesso lui si prende. Praticamente sono questi onigiri fatti con i yakitamago. Comunque questo Maru Takeshi è abbastanza famoso, eh, perché infatti è spesso in TV. Adesso se ne mangia un altro. Ecco qui che invece vendono il granchio. Guardate quanto ne vendono. E anche le conchiglie, anche l'uni. E l'uni lo mangiano così. Così, qua mandano il granchio così praticamente, sono 7 euro di granchio, però guardate quanta gente che se lo mangia. Adesso andiamo a mangiarti comunque delle croissant, perché me le consiglia il mio amico giapponese, quindi se me le consiglia il mio amico giapponese sono sicuro che sono famose. Sono praticamente le croissant più famose del Giappone, quelle anche più antiche. Quindi apro alle 7, sono le 6.59, quindi entriamo subito, finalmente si fa una colazione decente, perché avete tempo che si va a mangiare il pesce. Mi sembra giusto andare a bere il caffè e a prendersi il croissant, cosa ne dite? Ci stanno appena dicendo buongiorno, appena aperto. Guarda che figo, non c'è nessuno. Siamo proprio i primi clienti della giornata. Vabbè. Per i confinomani. Oh mio Dio, guarda come sono carine però. E comunque se volete andarci, queste, vabbè, qua ci sono tutti i cosi di Instagram eccetera, perché se lo vuole cercare Uogashi Seriken, quindi andatevelo a vedere se vi va. Guardate, sono queste croissant con la cioccolata che sembrano niente male. Poi c'è il purin. Beh, qua adesso non mi arriveranno altri 20 americani mentre sto per fare il video, quindi vabbè, volevo fare questo video per dirvi grazie, grazie a tutti veramente, perché state seguendo, siamo in 8.000, abbiamo raggiunto gli 8.000 in meno di 4 mesi qualcosa, quindi grazie mille. Mangio questa croissant per voi e veramente mi fa piacere che comunque che stiamo aumentando e che comunque qualcuno di voi guarda i miei video e gli viene voglia di Giappone, gli viene voglia di scoprire. Mi piace anche tantissimo che grazie a me comunque scoprite anche cose vere sul Giappone, non solo le cazzate che dicono tanti canali di YouTube giusto per fare visite. Comunque tutto quello che dico, magari posso anche dire qualche stupidata, però non credo, e se dico qualche stupidata la correggo, perché comunque io tutto quello che dico mi confronto sempre con i miei amici giapponesi, che ne ho tantissimi, e faccio ricerche online e vivo qua da tantissimi anni, quindi le cose che dico sono abbastanza sicuro di quello che dico. Spero che grazie a questi video apprezzerete di più il Giappone e spero che vi farà venire voglia di venire qui. Grazie a tutti per questi 8.000 iscritti, speriamo di arrivare presto ai 10.000, spero che questo speciale vi sia piaciuto e ai 10.000 farò un altro speciale. Ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Non riesco a fare alle 2 con un altro video. Ciao ciao da Seba. PS, magari per il prossimo speciale potrei andare nel famoso teatro Kabuki, che c'è da 130 anni. Yuhuu!